quarto appuntamento con la squadra del cuore IP, l'iniziativa che la IP, Industria Italiana Petroli, promuove ogni settimana per essere ancora più vicini ai tifosi di tutta Italia. Questa sera è di scena all'Avellino e, visto che uno dei temi di questa domenica è stata la violenza, con l'intervista a Carraro proprio su questo tema, i volantini distribuiti a Firenze, viola sì, violenza no, e i disordini successi ancora una volta a Bergamo, io vorrei dedicare questo servizio ai tifosi irpini che ogni domenica dimostrano sempre all'Italia calcistica come si possa essere una tifoseria molto calda, vicina alla squadra, ma estremamente civile. Vediamo insieme il servizio. In chiaro, ogni squadra è quella del cuore, noi, la mia per esempio è quella dell'Avellino. Beh, forza lupi! Avellino, Avellino, Avellino! Fondata nel 1912 da un gruppo di giovani guidati dal capitano Piero Affabile, i pionieri del calcio irpino diventano competitivi solo negli anni 50 con l'arrivo del bomber triestino Gigi Lo Schiavo. E adesso, stagione 77-78, alcune fasi di Samp Avellino. Piga segna il gol della vittoria che vale la promozione in Serie A dopo 5 DB, e i lupi naturalmente festeggiano. E noi, i tifosi di Avellino e Provincia, eravamo convinti che era solo un fatto che dovevamo arrivare in Serie A e rimanere per pochissimi. Invece ci siamo rimasti per moltissimi anni ancora, perché bisogna riconoscere che la famosa tre componente che esiste ad Avellino, società, il giocatore pubblico, funziona veramente. E come se funziona il tifo dei lupi? Ve lo ricordate questo episodio? Rivediamolo insieme. Questo è un pubblico eccezionale, è un pubblico che si sa valere proprio nei momenti più difficili, uniti, è un pubblico dai giovanissimi adesso, noi siamo un po' vecchietti, ma abbiamo creato le premesse e siamo felici per questo, perché teniamo un campo che adesso c'è curva sud, curva nord e anche nella Termini, dove siamo noi i più vecchietti, tutti insieme sanno fare un tifo che veramente è il 13° uomo in campo. Qual è la cosa, la gioia più grande che gli ha dato l'Avellino fino adesso? Ma la gioia è grandissima ogni volta che vince, è grande ogni volta che pareggia. In effetti noi anziani abbiamo voluto questo club, l'abbiamo chiamato Ultras, proprio per dimostrare a tutta l'Italia calcistica che Ultras non significa violenza, ma significa ultra.